diremo tutti, iniziamo a parlare di basket giocato, di questa partita, insomma, ci sarebbe poco da dire. No, una prefabbricati che è stata ombra di se stessa per due quarti, c'è stata una controffensiva messa in atto sempre da Brindisi, forse sicuramente tardivamente, alla fine del terzo quarto eravamo sotto di 20, di 21 lunghezze, un po' troppe per essere recuperate in 10 minuti, max. Assolutamente sì, secondo me la partita diciamo che ha avuto già nei primi minuti dei risvolti che poi hanno pregiudicato il decorso di tutta quanta la partita, a differenza magari della partita contro il Porto Torres in casa dove l'approccio iniziale sui giocatori già nel primo quarto con una rotazione di quasi di 9 decimi di squadra sulle punte di diamante magari del Porto Torres hanno fatto sì che la nostra difesa avesse potuto avere la meglio sui giocatori avversari. Per quanto riguarda la partita di Siena, è ovvio che se la difesa zona fosse stata approcciata magari già nel secondo quarto, probabilmente gli sviluppi sarebbero stati migliori. Questo avrebbe evitato innanzitutto un carico di falli da parte dei nostri giocatori, forse avremmo consentito meno anche in attacco alle squadre di Coach Salieri che sappiamo essere molto aggressivi sia in difesa ma anche molto veloci in attacco in fase di realizzazione di uno contro uno, specie con Casadei e Evangelisti che sono delle ali pivot molto atipici e quindi vanno a canestro abbastanza velocemente. Per cui tutto questo ha fatto in modo che la partita, benché poi sia andata a recuperare già nel terzo quarto, però ovviamente le energie spese e quant'altro hanno ormai poi pregiudicato il finale di partita. Mimmo, secondo te? Che idea ti sei fatto tu complessivamente di queste quattro partite, compresa Siena? Guarda, io Siena purtroppo non l'ho potuta vedere tutta in televisione. Complessivamente ti dico che vabbè, contratta la squadra nella prima partita, assolutamente riconoscibile. Due buone partite. L'elemento in comune, ripeto, con il punto interrogativo di Siena, perché non ho potuto seguirla tutta, è una difesa buona, che noi non vedevamo da tanto, tanto tempo, Brindisi. Davvero una buona difesa che costituisce un punto assolutamente in favore di Coach Moretti. A tal proposito, io da tifoso, questa volta ancora più che da giornalista, io da tifoso do tanta fiducia a Moretti, nel senso che secondo me bisogna veramente lasciarlo lavorare. Cioè, provate a immaginare che cosa significa arrivare in una città e sentirsi come a scuola, come l'insegnante che dice tanto, tu non capisci nulla, sei al primo banco, non capisci nulla. Qualsiasi cosa dici, sì, vabbè, chissà dove l'hai copiata perché comunque Vabbè, non perché poi a capisci. E Brindisi siamo tutti allenatori, sì. siamo tutti allenatori, però bisogna lasciarlo lavorare perché io ripeto, una delle cose più belle alla pallacanestro, sì, canestri a 3 punti, tutto quello che vuoi, ma è la difesa. Allora, quando tu vedi una buona difesa in una squadra si può davvero costruire tanto. Il più grande problema poi è quello che in attacco se Muro non c'è, come non c'è stato in qualche occasione la prima serata, è dura per tutti perché comunque non abbiamo grandi eccellenze al tiro. Io dico che questa è una squadra non completa ancora, per cui dovranno Magari ne parliamo arrivare. dopo del mercato, di quelle che potrebbero essere le scelte della prefabbricati pugliesi. Ci fermiamo per un break, quando torneremo poi Franco ci racconterà tutto di sé, ma soprattutto regaleremo l'ultimo omaggio per assistere alla partita di basket tra la prefabbricati pugliesi e il Ferentino. Aspettateci.